ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, vedete un nuovo look perché oggi sono andata dalla parrucchiera, avevo bisogno di cambiare, sentivo la necessità di fare qualcosa di diverso e mi piacciono un casino, davvero, cioè non potete capire, era già da un sacco di tempo che volevo fare qualcosa sul rosa, rosso insomma, e finalmente l'ho fatto e soprattutto mi piacciono un sacco le sfumature che ci sono qui e ho lasciato volutamente la frangia più scura perché comunque qua e qua dietro ci sono delle sfumature, quindi niente, tra l'altro sono anche andata a rifare le unghie, ho fatto il baby boomer, vabbè, chiusa parentesi perché non sono qui a parlarvi di trucchi, unghie, bellezza, capelli, non è il mio campo, sono qui per un nuovo video. Allora, in realtà non sarà un video particolarmente incentrato su una cosa, ma volevo innanzitutto aggiornarvi sulla situazione del Fili. Allora, dunque, questa dovrebbe essere la terza settimana di riabilitazione. E ieri abbiamo iniziato a fare del trotto da montato e devo dire che si muoveva veramente bene. Se mi seguite su TikTok o su Instagram ho postato alcuni video, ne ho altri da postare sempre su TikTok, andate a vedere se vi va. E dove appunto trottavamo, abbiamo trottato un po' nel coperto e un po' giù nel frutteto e poi siamo andati a fare una passeggiata nel paddockone in erba. E devo dire che si muoveva talmente bene che tornando di sopra verso la scuderia ha ben pensato di fare del trotto sulla salita, cioè rendiamoci conto. Vabbè, oggi andrò e lo girerò alla corda perché voglio comunque fare una cosa graduale. Ieri non abbiamo galoppato ma con la corda in tondino piano piano sto incrementando anche il galoppo e piano piano lo farò anche da montato. E queste sono le novità sul Fili. In più appunto sta prendendo l'integratore che vi ho fatto vedere nel video precedente che si chiama Miristol e ci vorranno almeno una quindicina di giorni prima che si vedano bene i risultati o comunque faccia effetto, ma nel caso ho già deciso che gli prenderò un'altra confezione. E gli ho anche fatto il pastone, l'Irish Mash, e già per due weekend di fila, sempre se mi seguite su TikTok avrete visto i video, e lo ha fatto fuori, lo ha adorato. Volevo fare una precisazione riguardo al pastone. Allora, su TikTok mi sono arrivati un sacco di commenti del tipo ci hai messo troppa acqua, non va fatto così, dovevi metterci meno acqua. Allora, quello è un pastone che può essere fatto sia come pappetta o come cosa liquida. Quindi le indicazioni sono 1 chilo di mangime, che è quello che ho fatto io, con l'aggiunta di da 1 a 3 litri di acqua. Io gliene avevo fatto 2,5. Perché? Perché faceva caldo, perché aveva sudato. E perché è riabilitazione, infatti, come vi avevo detto, quel pastone può essere dato anche durante la riabilitazione di un cavallo. Quindi, non è che io ho deciso di fare quel pastone facendolo in quella determinata maniera perché mi andava, ma perché mi serviva fatto così. Poi, che lui l'abbia mangiato per metà e poi si sia stufato dell'acqua, pazienza, voglio dire, gliel'ho travasato, gli ho tolto un po' d'acqua e l'ha finito. La volta dopo gliel'ho fatto un po' meno liquido, ma cioè non è il caso di andare sotto ogni santo video a farmi la paternale per dirmi come va fatto il pastone, perché ho seguito le indicazioni e, ripeto, se l'ho fatto in quella maniera è perché andava fatto così. Vabbè. Parentesi chiusa sui pastoni. Questo voleva essere anche una piccola intro, no? Per lasciarvi delle clip con tutti i cavallini della scuola con cui ho fatto lezioni in questo periodo. Questo perché? Perché vorrei ringraziare tantissimo, va bene, innanzitutto il mio centro ippico che mi permette di comunque andare avanti e mantenermi in allenamento, se così si può definire, con cavalli che non sono il mio. E poi volevo ringraziare, vabbè, il mio centro ippico si chiama Centro Ippico Sant'Antonio ed è a Novara,
Volevo soprattutto ringraziare, tra virgolette, i cavallini stessi, perché veramente mi stanno aiutando con me stessa, con il mio essere, perché dopo Etrea non ero più sicura di me stessa, cominciavo a dubitare di essere in grado di fare le cose, insomma, non ero più tanto sicura. Quindi, grazie a loro, sto finalmente recuperando tutta quella sicurezza che ultimamente era venuta a mancarmi. E quindi volevo fare questo video per appunto ringraziarli e lasciare le clip, qualche clip di come lavoriamo insieme, cioè con ogni cavallino. Non sarà un video lunghissimo, anche se guardando sono già tipo a 6 minuti, perché sapete che il dono della sintesi non fa parte di me. E niente, cosa dire? Adesso vi saluto in modo tale che potete vedervi tutte le varie clip. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video, sempre se vorrete. Ciao!